Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi ve l'ho detto, purtroppo niente live perché YouTube ultimamente sclera quando vede dei live pianificati e non voglio rischiare di farmi di nuovo bannare il canale per questi falsi positivi. Sarà l'ultima volta che faccio un non live perché dalla prossima settimana, come vi ho annunciato sugli altri canali, ci sarà il mio nuovo canale Twitch. Quindi vi incito nel frattempo a dare un'occhiata, esplorare un po' Twitch per capire come funziona e che cos'è, veramente di una banalità pazzesca, non vi richiede nessuno sforzo, vedrete, e se vi va iniziare a fare il vostro account. In questo weekend vi darò tutto quello che serve, i link, quindi banalmente per trovarmi e per iniziare a iscrivervi appunto al mio canale su Twitch. Da venerdì prossimo ricominciamo live perché ci tengo troppo ai nostri live e saremo lì. Oggi facciamo questa differita, quindi come se fosse un live, ma purtroppo senza le vostre domande, dove io vado ad analizzare le news più importanti e i grafici di Bitcoin e delle cripto che sto seguendo. Ho scelto alcune altcoins molto chiccose, molto particolari. Vi consiglio tra l'altro di guardare il video fino alla fine, perché alla fine vi faccio vedere, vi presento un tool estremamente utile per andare a valutare i volumi in acquisto in vendita, l'order flow, la liquidità, l'open interest, insomma tanti dati in più, tutti graficati in un'unica dashboard, in un'unica pannello customizzabile da voi. È tutto totalmente gratuito come sempre e secondo me vale la pena appunto andarlo ad esplorare. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video. Ci tengo veramente tanto, sono contentissimo di essere tornato e spero che lo siate anche voi, che potete di nuovo fruire dei miei contenuti. Dimostratemelo con una spollicciata in su. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate le notifiche, attivatele perché ultimamente YouTube ce l'ha con me e mi sta oscurando in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho visto ultimamente che non consigliava più i miei video, insomma me ne fa di ogni. Quindi cliccate la campanellina, attivate tutte le notifiche, è l'unico modo che avete per essere certi di non perdervi mai nessuno dei miei contenuti appena escono. E infine seguitemi sugli altri canali social, trovate i link in descrizione e mi raccomando, preparatevi a Twitch e questo weekend vi dirò come trovare il mio canale. Nel frattempo smanettateci un po'. Ora basta chiacchiera, andiamo a vedere i grafici e le news principali. Seguitemi. Tanto per cambiare, Bitcoin ci fa sudare, rimanendo un po' sul filo del rasoio tra domanda e offerta, che sono molto agguerrite tra loro. Nessuna delle due sembra prevalere, o meglio, a tratti prevalgono prima una e poi l'altra, mantenendolo sempre nella sua nuova comfort zone, chiamiamola così, che è il livello di prezzo di 6.900 ed il suo intorno. Al momento, ci troviamo in una situazione estremamente critica, quindi c'è da fare molta attenzione a quello che farà Bitcoin nei prossimi giorni, perché potrebbe essere decisivo per comprendere le sue intenzioni. Come vedete da questo grafico, che esamineremo molto più nel dettaglio tra poco anche su diversi time frames, Bitcoin è a rischio di fare un lower high. Un lower high sarebbe estremamente bearish, soprattutto se lo consideriamo nel contesto generale di bear market, nel quale si trova e di direzionalità per l'appunto ribassista. È vero, sì, c'è domanda perché finora tutti i tentativi di perdita del supporto a 6.900, che è il supporto chiave, vi ricordo, sono stati assolutamente assorbiti in breve tempo, al massimo in una candela, nella candela successiva. Quindi la domanda è aggressiva, la domanda si fa sentire, ha intenzione per ora di difendere i supporti, però ahimè anche l'offerta non è da meno. E quindi fondamentalmente ciò che definirà con chiarezza le intenzioni di Bitcoin sarà il prossimo impulso. Ci sarà follow-up di domanda, ci sarà un seguito con volumi interessanti e la conquista di un higher high. Allora, quello sì che sarebbe un segno di potenziale cambiamento di bias a bullish. Al contrario, se la domanda verrà sopraffatta di nuovo dall'offerta e confermeremo quest'ultimo punto come lower high, ahimè, la situazione volgerà al bearish, o meglio, rimarrà bearish, perché per il momento, nonostante abbiamo questo contromovimento rialzista che però ha tutte le sembianze, come dicevamo anche nelle scorse analisi, soltanto di uno storno, in quanto è debole, accompagnato da volumi bassi, l'open interest non è in aumento, quindi insomma tutti quei discorsi che abbiamo già fatto e tra poco riprenderemo giusto per avere chiaro il quadro della situazione, abbiamo capito che questo ha le sembianze di uno storno, quindi non è un'inversione, non è una ripresa, ma per il momento è una reazione, diciamola così, al
al dump molto impulsivo e molto direzionale che abbiamo avuto all'inizio di marzo. Cosa cambia? Cos'è che la potrebbe trasformare in inversione? Ovviamente far vedere che la domanda inizia a prendere le redini del movimento, quindi iniziano a innescarsi i volumi, inizia a crescere la quantità di posizioni aperte, iniziamo a riconquistare ex supporti, ora resistenze importanti, e soprattutto assorbiamo quel price range che è stato abbattuto dal dump. Tutte queste analisi le faremo tra poco, perché adesso vi volevo buttare lì un paio di news che secondo me sono estremamente interessanti, in quanto insomma vanno a pari passo poi con il mercato delle cripto, che non è solo Bitcoin. Ogni tanto vale la pena anche guardarsi un po' intorno. Tra pochissimo poi ritorniamo ovviamente al nostro grafico di Bitcoin e approfondiamo tutte le nostre analisi. La notizia di cui voglio parlare oggi, che in realtà è una soltanto, riguarda Binance, che recentemente ha diffuso un comunicato un po' criptico nei giorni scorsi, dove si vedeva questo sfondo con numeri e lettere, insomma qualcosa che non si capiva bene. Dopo pochi giorni, mi pare oggi proprio, è stato chiarito il significato di questo annuncio, ovvero il lancio della cosiddetta Binance Smart Chain. Che cos'è la Binance Smart Chain? Allora, io ve la descrivo adesso in pochissime parole, veramente l'ABC. Se vi interessa approfondire, perché siete curiosi sul suo funzionamento e su qualche concetto un po' più tecnico, ditemelo nei commenti, che magari appunto dedichiamo un video soltanto alla Smart Chain. Fondamentalmente non è un sostituto della Binance Chain, ma è una blockchain che andrà in parallelo alla Binance Chain stessa. Che differenza avrà? Allora, avrà alcune differenze nella governance della blockchain, ovvero in come verranno validati i blocchi, e la grossa differenza sono gli smart contract, ovvero sulla Binance Smart Chain sono abilitati gli smart contract. E attenzione, addirittura è compatibile con gli smart contract scritti per Ethereum, ok? Per la EVM, che è la Ethereum Virtual Machine. Allora parliamo un po' della governance, visto che l'abbiamo accennata. Allora, fondamentalmente la Binance Smart Chain, che direi che chiamiamo BSC d'ora in poi per abbreviare, è una blockchain simile alla Binance Chain ma con più nodi validatori, un sistema di 21 nodi validatori con un algoritmo di consenso che si chiama Proof of Stake Authority. Praticamente cosa significa? Significa che i validatori vengono scelti tra gli stakers di BNB, ok? Ve lo dico anche qua in maniera molto semplificata. Comunque, fondamentalmente, all'inizio, perlomeno, gli stakers con un punteggio più elevato, diciamo così, in un ranking che viene definito poi internamente alla BSC e viene calcolato pesando soprattutto la quantità di BNB che si hanno, ve l'ho detto, ve lo semplifico, poi al limite andremo ad approfondire, diventeranno i nodi validatori e quindi saranno coloro che andranno a creare i blocchi successivi. Quindi diventa molto simile, se vogliamo, ad EOS. Quindi ecco, una cosa che sicuramente vi sarà saltata all'orecchio e vi stuzzicherà sarà che si potrà fare staking di BNB, esatto, proprio così, e quindi ottenere una sorta di rendita passiva semplicemente detenendo i BNB sul proprio wallet. Penso che Trust Wallet sarà uno dei primi, visto che è di proprietà di Binance, a permettere la compatibilità con lo staking appunto sulla BSC, e pertanto appunto non dovendoli vincolare all'exchange piuttosto che apprestarli eccetera eccetera, ma semplicemente detenendoli sul wallet. I punti di forza della blockchain BSC sono ovviamente appunto simili a EOS, ovvero la possibilità di creare smart contract, quindi la programmabilità, l'interoperabilità con altre blockchain, che è parte interna comunque al codice anche della Binance Chain normale, chiamiamola così, l'integrazione ovviamente col Binance DEX e con tutto l'ecosistema della Binance Chain, la compatibilità con gli smart contract di Ethereum, però a costo ovviamente della decentralizzazione. Perché? Perché abbiamo di nuovo 21 nodi validatori, quindi abbiamo un sistema discretamente centralizzato, oserei dire. Alla fine il trade-off non è ancora molto risolto. Ecco, o abbiamo la velocità e l'efficienza o abbiamo la decentralizzazione, per adesso. Sono curioso poi ovviamente di vedere col passaggio di Ethereum a Ethereum 2.0 come cambierà, diciamo così, l'ecosistema delle blockchain programmabili, chiamiamolo in questo modo. Basta, questo è quanto. Quindi ovviamente BNB è stato un po' sotto i riflettori, è stato interessante anche da seguire dal punto di vista grafico, e ne parleremo tra poco quando andiamo a fare l'analisi tecnica.
Un'ultima cosa che non mi sembra di aver ancora detto è che la BSC al momento è in testnet, quindi la mainnet ovviamente sarà, come dire, lanciata in futuro una volta che si sarà riusciti a testare le sue funzionalità e vedere che è stabile, priva di bug e che funziona, ok? Quindi sarà uno step successivo, quindi non volete fiondare a fare staking di BNB, perché è una cosa di cui si parlerà ovviamente in futuro. Sarà un trend interessante comunque quello dello staking e sono davvero curioso di vedere come si svilupperà. Detto questo, passiamo all'analisi del nostro Bitcoin e non solo, perché in realtà vorrei buttare un occhio anche sui mercati, chiamiamoli tradizionali, un po' perché ultimamente si parla spesso di correlazione tra BTC e l'S&P 500, nonché il mercato azionario, che è un tema ricorrente. A me, vi dico la verità, non convince questo discorso. Perché? Perché l'S&P 500, il mercato azionario in sé, è una categoria di asset completamente diversa da BTC, dal punto di vista fondamentale, ovviamente. BTC in realtà è un asset che non è assimilabile a nessun altro di quelli esistenti, quindi secondo me, ecco, in maniera, dal punto di vista strutturale, proprio va visto come tale. Poi se si vuole limitarsi, diciamo così, a guardare l'andamento dei grafici stessi, a cercare di sovrapporli, a capire se l'uno influenza l'altro, allora lì il discorso un po' cambia, perché effettivamente un po' di correlazione si è vista, però ricordiamoci che dal punto di vista comunque di un mercato globalizzato è difficile trovare degli asset che effettivamente sono decorrelati per davvero, cioè alla fine guardiamoli, c'è l'azionario, ci sono i bond, ci sono le commodity, i derivati, che poi vabbè ovviamente si appoggiano agli altri, ma bene o male quando la liquidità si muove, cioè dagli asset a fuori dagli asset o viceversa, bene o male tutti quanti sono coinvolti, chi più chi meno. Questo si è visto in maniera abbastanza plateale durante il dump di inizio marzo, c'è stata una fuga di capitali da qualsiasi asset possibile ed esistente, non è stato risparmiato neppure l'oro. Ecco, prima c'era questo trend, no, dal punto di vista di discussione della correlazione di BTC con l'oro, che secondo me, se vogliamo, ha un po' più di senso rispetto alla correlazione di BTC con l'azionario, dal punto di vista strettamente fondamentale, dico. Poi ultimamente sembra essere stata abbandonata in favore della correlazione con l'S&P 500. Perché? Perché si è visto che ultimamente c'è stato appunto questo storno, chiamiamolo così, anche sull'S&P 500, tra poco ve lo mostro, così facciamo una panoramica a volo d'uccello anche sui mercati tradizionali, che ultimamente mi pare vi interessino in ogni caso. E quindi ecco, si è detto che comunque bene o male il movimento dell'ultimo periodo è abbastanza sovrapponibile. Sì, questo è vero, però ovviamente bisogna guardare l'insieme delle cose, cioè se estendiamo il discorso al passato capiamo subito che questa correlazione potrebbe essere estremamente limitata. Quindi ecco, il mio consiglio è quello di non forzare significati e come dire, correlazioni, per l'appunto, che non ci sono, oppure ci sono ma sono limitate a una certa percentuale, perché come dicevo prima comunque tutti gli asset ormai sono sensibilmente correlati tra loro, e soprattutto quando non c'è nessun particolare significato operativo. Io, se dovessi andare a diversificare un portafoglio, sinceramente non considererei Bitcoin e l'azionario come asset correlati, proprio per il loro differente significato fondamentale. Vi dicevo, l'oro è più simile, se vogliamo, perché nasce come punto di fuga di capitali, cioè approdo, meglio, di fuga di capitali da una crisi recessiva, ok? Dal punto di vista proprio della produttività. Cioè il capitale che prevede una fase di calo di produttività delle aziende non investe comunque in una possibilità di crescita nel valore dell'azione di un'azienda, ci sta come ragionamento, durante una recessione. In caso di svalutazione della moneta fiat, del dollaro, dell'euro, cosa fa il capitale? Fugge dal dollaro, e dove va? Nell'azionario? Direi di no. Nei bond? Direi di no, perché bene o male comunque sono correlati alla politica monetaria, e pertanto ci abbiamo i nostri metalli preziosi e, perché no, Bitcoin, che è questo nuovo asset che ha molta volatilità, molti lati negativi, però il lato positivo è ovviamente il non obbedire alle politiche monetarie. Quindi c'è tutto un discorso di questo tipo, per dire che io non sono convinto del discorso della correlazione tra Bitcoin ed S&P 500. È una cosa che magari può stare in piedi in questo periodo, ma non la tenderei ad estendere al futuro, e soprattutto non mi ci baserei operativamente. Piccolo volo d'uccello sui mercati tradizionali. Allora andiamo a vedere un attimo i mercati azionari in primis, che ve l'ho detto stanno stornando in rialzo un po' tutti.
in primis l'S&P 500, per l'appunto, che sta vedendo un periodo di rialzo, tant'è che tutti hanno già urlato al bull market, ma non dimentichiamoci che siamo in una fase abbastanza tragica dell'economia. Adesso, al di là dei grafici, siamo in una fase di crisi di produzione, di crisi dell'impiego, perché non ve lo devo ripetere anch'io di sicuro che i claims che sono stati fatti, quindi gli appelli per disoccupazione in America, sono i massimi storici. Quindi parlare di un boom economico, un bull market in una situazione di questo tipo mi sembra alquanto prematuro. Questo ovviamente non è limitato all'economia americana, perché comunque anche le altre economie, bene o male, stanno avendo lo stesso andamento. L'America ovviamente ha dato uno stimolo economico estremamente maggiore rispetto ad altre economie come quelle europee, quella italiana in primis è stata un po' presa in giro per il ridotto stimolo economico che è stato dato in confronto agli altri, ma in ogni caso l'andamento dei grafici, degli indici è molto molto simile, ok? Quindi adesso volevo farvene vedere qualcun altro, poi abbiamo le borse cinesi che sono un po' a sé, però anche loro ovviamente risentono, perché magari lo Stato è in ripresa, lo Stato non è debole, però se sono deboli gli altri di Stati in una situazione appunto di economia globalizzata, non è che c'è molto da fare. Una persona, uno Stato, una comunità da sola fa ben poco, soprattutto se ha un'economia fortemente basata sull'import-export e sulla produzione per terzi. Se quei terzi non chiedono la produzione, allora non è che siamo messi molto bene. Io ve lo dico in maniera estremamente onesta e trasparente, come è da me: ho ancora aperto lo short sul FTSE MIB, sull'indice italiano, perché mi aspetto comunque un periodo più lungo, ecco, di bear market sul mercato azionario. Di contro, quello che sto facendo per coprire un po' questa posizione short, che ho intenzione di lasciare comunque aperta, è qualche acquisto qua e là. Vi ho parlato di Eni un po' di tempo fa, insomma ci sono alcune azioni che vale la pena tenere sotto controllo. Come vi dicevo in un video, penso forse un mese fa addirittura, alcune le avevo tenute, quelle cosiddette più tra virgolette stabili, come possono essere i big della tecnologia, piuttosto che Coca-Cola e Pepsi, insomma quelle che storicamente hanno subito meno, perché ovviamente non si parla di reagire bene, ma hanno subito meno l'influenza della crisi e della recessione. Bene, questo per quanto riguarda l'azionario. Andiamo a dare un'occhiatina alle commodities, di cui il protagonista assoluto ovviamente è il crude oil, il petrolio. Adesso volevo andarvi a far vedere magari proprio il WTI, che insomma molti lo davano al bottom, l'hanno longato probabilmente a $20, ma non c'è bottom che tenga. Adesso siamo in calo ulteriore, ci sono un po' di come dire bisticci tra i paesi produttori, c'è un po' una crisi appunto del petrolio stesso. Ne abbiamo già parlato in passato, non stiamo a ripeterci, ma fatto sta che l'offerta sovrasta la domanda e quindi c'è un po' una corsa al ribasso dei prezzi, molto molto semplici leggi di mercato. L'oro, l'argento, i metalli preziosi come hanno reagito? L'oro in realtà sta reagendo bene, perché guardate, ha fatto un pattern molto interessante, l'ha completato tra l'altro, quindi potrebbe essere interessante anche una posizione sull'oro, volendo, su Pax Gold per chi è criptofilo, perché guardate, allora vi faccio vedere subito la situazione. Oro dollaro ha rotto questo test e spalle rovesciato di continuazione, se vogliamo, perché comunque è in uptrend, in palese uptrend, ha fatto questo dump in corrispondenza, come vi dicevo, inizio marzo, col dump di tutti quanti i mercati. Ecco, in realtà questo, aspettate che secondo me avevo già il grafico un po' fatto, eccolo, vedete, io avevo tracciato questo livello di supporto, adesso supporto, che è basato sul time frame settimanale. Guardate, eccolo, vedete? Questa forte respinta sul time frame settimanale con un engulfing bearish, che è quella che ha coinvolto appunto tutti i mercati, l'ho utilizzato un po' come neckline per l'appunto del test e spalle rovesciato. Vedete che ha fatto la sua spalla, la testa, l'altra spalla e il break con volumi anche interessanti, e adesso sembra intenzionato a fare un retest, quindi potrebbe essere un momento interessante per un ingresso nell'oro o in Pax Gold.
gold, perché appunto è l'equivalente dell'oro in forma cripto, ne ho parlato in un video se vi interessa, e soprattutto in un'ottica appunto di un'eventuale crisi recessiva e crisi di svalutazione del dollaro. Per adesso il dollaro non sembra intenzionato a svalutarsi, ve lo dico, perché effettivamente sta tenendo botta, e nonostante comunque gli stimoli che sono stati dati erogando nuovi dollari, il dollaro sta appunto tenendo il suo valore e per il momento non è interessato da inflazione, tuttavia storicamente da iperinflazione, tuttavia storicamente questi grossi e forti stimoli hanno sempre portato un ciclo quantomeno di durata che poi può essere variabile a seconda anche di altri fattori di iperinflazione, quindi molti non escludono e lo ritengono probabile che si ripeterà, sinceramente anch'io, molti no, insomma si vedrà. Nel frattempo l'oro prezza un po' questa cosa. Andiamo invece a BTC. Qualcosa su BTC vi ho già spoilerato all'inizio, quindi andiamo a ripartire proprio da lì. E intanto ne approfitto mentre vado a recuperare il grafico per farvi la domanda del giorno, ovvero se voi doveste allocare un capitale, supponiamo un capitale arbitrario, che ne so, una cifra arbitraria, X, tra oro e Bitcoin, in che percentuale lo allochereste sull'oro e che percentuale su Bitcoin e come mai? Sono curioso di sentire la vostra risposta, quindi ditemelo qua nei commenti, che poi ne discutiamo e vi dico anche la mia opinione. Allora, Bitcoin, ve l'ho detto, è in una fase di storno abbastanza debole, apparentemente c'è stato un impulso di domanda ieri che ha fatto ben sperare qualcuno. Ecco, il mio consiglio, come ve l'ho dato anche prima su Telegram, è di non fare corse all'acquisto di Bitcoin solo perché abbiamo visto un po' di domanda, un po' di volumi, una candela verde, eccetera, eccetera. Contestualizziamo il tutto. Quindi partiamo da un time frame elevato, come il settimanale, e da lì poi scendiamo per andare a capire i movimenti nel dettaglio, più e meno nel dettaglio. Tra poco, tra l'altro, alla fine di questo di questa analisi, vi faccio vedere un tool interessante che ce l'ho aperto qua, che va ad approfondire ancora di più le analisi con tanti dati, quindi mi raccomando, non perdete. Vedetevelo, ecco, guardate il video fino alla fine. E allora, il settimanale, come dicevamo nella scorsa analisi, bene o male non è cambiata la situazione, è in lotta con i 6.009, guarda caso. La candela della settimana scorsa ha provato di nuovo a bucarlo facendo massimi più alti, poi è stata soppressa e è ritornata bene o male al livello. La candela di questa settimana è partita male perché all'inizio abbiamo perso i 6.009, però poi la domanda si è fatta sentire e ci ha riportato sopra ai 6.009. Al momento siamo sopra i 7.000 e quindi sembra che abbiamo recuperato questo livello di supporto. Tuttavia, sono movimenti che ancora non mi convincono perché non sono movimenti definitivi. Allora, avevamo una... non si capisce se c'è prevalenza di domanda o di offerta. Guardate queste due candele. Si vede chiaramente che non c'è una direzionalità, cioè una che spinge verso l'alto e poi viene soppressa. Poi c'è la spinta verso il basso data dalla continuazione della soppressione, assorbita verso l'alto e ritorniamo sopra, ok? Anche se dovessimo chiudere qua, per esempio, non sarebbe sufficiente per me come dato per avere un bias più bullish. Perché? Perché comunque non ci dà una direzionalità sufficiente. Cioè andiamo, sembra, a voler testare i massimi e i minimi locali, laddove si trova la liquidità, e tra poco lo vediamo meglio sul time frame giornaliero, per poi subito essere riportati dall'altra parte. Quindi sembra più una fase paradossalmente ranging, con tutte le anomalie del caso, piuttosto che una fase trending. E questo non è bene, perché mostra che appunto non c'è una chiara direzionalità. E di solito, quando non c'è una chiara direzionalità, quello che accade è che la direzionalità più forte, quindi che arriva da prima, diciamo così, vince. E qual è la direzionalità più forte? Chiaramente quella ribassista. Guardate l'ampiezza di queste tre candele rosse e guardate l'ampiezza di tutte queste candele verdi, che però non ci fanno neanche un baffo a questo dump mostruoso. E il tutto, se lo inquadriamo di nuovo nel ciclo del mercato attuale, che parte da qui, dove abbiamo il massimo, che è quindi un ciclo di bear market, rende ancora più brutta la situazione, perché abbiamo un contromovimento rialzista dato caratterizzato da volumi bassi e che sembra arrivato a un apice dove da contromovimento rialzista è diventato addirittura ranging intorno ai 6.009, quindi ha esaurito anche quella componente di contromovimento. Il tutto con una direzionalità follemente ribassista, il tutto in un bear market che va avanti da più o meno un anno. Come vi sembra la situazione? A me sicuramente non piace e non mi convince abbastanza per fare una corsa all'acquisto, cioè direi che è
quantomeno prematuro, quindi freniamo gli entusiasmi. Tutti quanti saremmo contenti di vedere una ripartenza di Bitcoin, però ci siamo tanto tanto lontani. Il primo spiraglio per una ripartenza, sì, l'abbiamo detto tante volte, è il famigerato low reclaim. Low reclaim che però a questo punto diventa più complicato da confermare, in quanto abbiamo questa spazzata, diciamo così, della liquidità ambo i lati che c'è stata in queste settimane. Quindi per me un low reclaim verificato sarebbe una chiusura sopra a questo high, ok? Quindi anziché considerare come low, che effettivamente è il low, perché il low, lo swing low di questo ciclo, di quest'ultimo movimento, scusate, è 6009 a tutti gli effetti, però anche qua vedete, durante il, dopo il dump, all'esaurirsi del dump, abbiamo avuto una fase ranging che ha visto un po' di rimbalzo tra i 6009 e i 7006. Pertanto questo range effettivamente diventa lui il low, la zona di low, è un cluster anziché un livello piatto, ok? Il livello piatto va bene, quindi 6009 vanno bene, se c'è chiara direzionalità all'impatto con quel livello lì. Cosa significa? Significa che se lo proviamo ad attaccare, veniamo immediatamente soppressi, c'è chiara direzionalità ribassista, il che significa che l'offerta difende i suoi short, difende le posizioni ribassiste, cercando di spingere verso il basso. La domanda non riesce a tenergli testa, quindi chi vuole difendere le sue posizioni rialziste non ce la fa, e il risultato è una continuazione bearish, una continuazione ribassista. Se di contro all'impatto con questa resistenza abbiamo un bucaggio, una penetrazione confermata, quindi una candela che ci chiude sopra, e poi abbiamo il flip, ricordiamoci che il flip è fondamentale per confermare un low reclaim, non è soltanto il bucaggio di nuovo a dare un low reclaim. Il low reclaim si ha quando un vecchio low diventa un supporto, pertanto dobbiamo innanzitutto bucarlo dicendo che la domanda ha assorbito tutta la liquidità in offerta e ci rimaniamo sopra, ok? Quindi il prezzo si muove sopra a quel livello lì, punto primo. Punto secondo è che quando inesorabilmente l'offerta inizia, cioè la domanda ciclicamente si spinge di più e spinge di meno, così come l'offerta, quando la ciclicità, questa sistole diastole degli acquisti e delle vendite, spinge nel favore dell'offerta e quindi fa stornare un po' il movimento e lo fa ritornare nei pressi poi del low, si deve palesare altra domanda che lo difende, e allora lì abbiamo il low reclaim, ok? Quello è il low reclaim, altrimenti non ce l'abbiamo. Al momento non c'è né domanda né offerta, abbiamo la domanda che ci ha provato e l'offerta che l'ha soppresso, l'offerta che ha soppresso ancora di più e la domanda che ha riportato su, il tutto con candele che fanno dei movimenti ballerini da una parte e dall'altra e non portano a nessuna conclusione. Andiamo a vedere su un time frame più breve che magari ci dà qualche dettaglio in più, cosa dite? Può essere? Giornaliero, assolutamente sì, ci dà qualche dettaglio in più. Il dettaglio in più è la nascita di questo piccolo cluster di 3-4 giorni, quindi una roba da poco, però parliamo appunto di movimenti di breve, quindi tutto è vale la pena sottolinearlo, insomma. Allora, innanzitutto sul daily vediamo la nascita di un point of control locale nel dintorni di 6000, cioè tra i 6006 e i 6009. Vedete il cluster di volumi che si muove soprattutto lì. Questo cos'è? Una zona di accumulazione o distribuzione, dipende ovviamente tutto dal prossimo impulso. Le altre due zone sono questa e questa qua, quindi 5200-5400, che poi si è insomma verificata zona di accumulazione, 6100-6300 zona di accumulazione anch'essa per ora, e poi questo che è il grosso, vedete? Questi volumi, attenzione, potrebbero essere take profit di chi ha accumulato in queste due zone e quindi diventerebbero una distribuzione, o altrimenti potrebbe essere un'altra accumulazione di chi sempre vuole appunto incrementare le sue posizioni rialziste. Dipende tutto poi dall'esito, non ci dà nessun valore predittivo, ci dice soltanto che c'è liquidità in gioco, ok? Che succede qua? Allora, quello che si vede dai bodies delle candele è semplicemente quello che abbiamo detto prima esaminando il settimanale, quindi abbiamo un po' di domanda, un po' di offerta, l'offerta che ci prova, la domanda che assorbe e così via, è un gioco di potere appunto tra acquisti e vendite. Quello che si vede in più sul daily per ora è il fatto che questa zona 7200-7400, il cluster di top per ora, al momento rischia di diventare il top per l'appunto. Perché? Perché qui abbiamo avuto un impulso di domanda
Bene, nonostante abbiamo fatto insomma questo low, questo tentativo di low, però immediatamente assorbito, quindi bene. Però se adesso non c'è follow up di domanda, quindi un'altra candela verde che va a chiudere qua sopra, rischia di diventare un top perché formiamo un lower high. Capite qual è il rischio? Il rischio di lower high è molto grosso. O altrimenti l'altro rischio è che ci sia sì domanda, ma che non riesce di nuovo a bucare questo pool di liquidità. Guardate anche qui che un po' di volumi ci sono. Potrebbero essere volumi distributivi. Bisogna fare molta attenzione perché se qua poi ci si palesasse altra domanda che spinge verso il basso, si confermerebbe un doppio massimo e sarebbe molto brutto come configurazione. Perché? Perché tutto questo poi è da inquadrare nel contesto generale che abbiamo visto prima, che è completamente bearish. Quindi io di bullish fin qua non ci vedo nulla, ok? Ed è il motivo per cui ho aperto di nuovo, ho tenuto aperto il mio short di copertura, per il momento in perdita, ma ve lo ripeto, è una copertura della mia posizione spot e non ho intenzione di chiuderlo finché non si presenta un setup palesemente bullish come un reclaim di questo cluster, per esempio. Deve essere una cosa abbastanza evidente, un bel follow up rialzista con volumi come ieri, ad esempio, vedete sopra la media, sarebbe bello un follow up di quel tipo lì. Allora sì che si può iniziare a parlare di domanda che spinge davvero di più dell'offerta e di livelli di prezzo difesi, però altrimenti diventa davvero un continuare a ballarci intorno e poco di più. Sulle 4 ore si vede meglio la dinamica del ballarci intorno. Ecco, sulle 4 ore c'è un piccolo segnale bullish, cioè piccolo, nel senso sull'intraday c'è qualche segnale bullish. Vedete, domanda, soprattutto considerando i volumi che hanno assorbito questo movimento qua, hanno sovrastato l'offerta, i volumi, quindi questo è bello, ok? Però stiamo parlando dell'intraday e delle 4 ore. Qua abbiamo avuto della domanda che ha sorretto il movimento rialzista, l'impulso rialzista, quindi bene, perché bene? Perché di solito quello che si verificava era una cosa di questo tipo. Allora, guardate quello che è successo in passato. Allora, quello che si vede è che quando si va a bucare un livello di prezzo che diventa un po' il top locale, si innesca liquidità, ovviamente, poi subito viene respinta, viene ripudiata. Lo stesso è successo qua sotto, vedete, con la domanda. Cioè abbiamo bucato e subito c'è stata la respinta, poi il nuovo pool di liquidità è diventato questo top, ovviamente, perché ogni top diventa un pool di liquidità inteso come il livello dove si concentrano gli stop, banalmente. Questo pool di liquidità è stato bucato e ha respinto per adesso, però vedete che differenza che c'è tra una respinta di questo tipo e una respinta di questo tipo. È vero, da un lato, che non c'è stata molta pesca di liquidità qua dentro perché la shadow è molto breve e non escludo il fatto che si possa arrivare addirittura a voler pescare dalla liquidità che si trova qui o qui sopra, che ce n'è un mare di liquidità. Quindi la domanda qui si dovrà far valere clamorosamente per far vedere che si vuole difendere quei livelli lì, perché qui ci saranno un sacco di stop che se ci arriviamo spareranno il prezzo in alto, però c'è l'enorme rischio anche lì di un gigantesco fail swing, quindi di una pesca di liquidità e una soppressione immediata, che sarebbe uno scenario catastrofico. Quindi c'è da stare attenti, aspettare le conferme, aspettare le chiusure delle candele. Ok? Quindi questo non varia il quadro generale. Si hanno dei piccoli segni bullish sull'intraday, però si devono propagare. Finché rimangono relegati sull'intraday, ci dicono veramente poco. Quindi propagazione, ci deve essere un po' più di un po' di follow up per l'appunto anche sui time frames maggiori. Questo per quanto riguarda Bitcoin. Per quanto riguarda invece altre altcoins, allora ne ho scelte un paio per non insomma dilungarmi troppo. La prima ovviamente è Ethereum. Ethereum ne abbiamo parlato ed è messa meglio di Bitcoin, è impostata meglio graficamente di Bitcoin. Allora, è impostata meglio soprattutto perché Ethereum Bitcoin è cioè in uptrend no, però è in un movimento, in una fase rialzista di breve. E questo si riflette nel trasformare Ethereum dollaro in un mercato un po' più strong, ecco, di Bitcoin dollaro. Questo si vede dal fatto che è stato creato appunto questo pool di liquidità, vedete in tutte queste shadow, stato bucato, ritestato molto bene, perché qua si è innescata la domanda che lo difende, quello di cui parlavamo poco fa anche su Bitcoin, ok? Domanda che difende, buon segno, vuol dire che c'è interesse per l'appunto a difendere quel livello lì che si prospetta di più come livello accumulativo. Al momento stiamo affrontando quest'altra resistenza a 170 dollari, che è un piccolo
piccolo top in questa zona qua, insomma, però sembra non esserci segni di assorbimento e quindi potrebbe essere interessante da come dire, tenere sotto controllo per chi non ha aperto la posizione qui, magari su un eventuale break potrebbe appunto valerne la pena. Se al contrario Bitcoin dovesse dimostrarsi debole e rifiutare appunto l'AI che abbiamo visto prima e quindi andare in continuazione ribassista, anche Ethereum sicuramente non ne gioverebbe, anzi ne avrebbe solo da perdere, quindi potrebbe valer la pena concentrarsi solo su Ethereum Bitcoin per evitare l'esposizione su Bitcoin dollaro. Questo che significa? Significa osservare questo grafico che vedete è bello perché come avevamo detto prima qua c'è un cluster intermedio settimanale, prima uguale nella scorsa analisi, che è stato recuperato in toto e poi guardate qua c'è un clusterino intermedio sul daily, questo, che ha fatto da zona di sostegno e pam, higher high, bellissimo. Quindi al momento ci troviamo in situazione rialzista. Abbiamo come grosso ostacolo la zona di top locale, che ovviamente è questo gigantesco clusterone. Ci stiamo iniziando ad approcciare, c'è da vedere un po' come abbiamo intenzione di approcciarlo. Quindi un ingresso adesso forse è prematuro, anzi senza forse, perché è a rischio, nel senso che adesso qua c'è una bella zona turbolenta di resistenza, c'è da vedere come l'approcciamo, però in caso di continuazione di domanda e poi magari storno debole, si potrebbe pianificare qualche entry accumulativo finalizzato poi a cavalcare un eventuale trend nascente su Ethereum Bitcoin, soprattutto in vista adesso di questo famigerato Ethereum 2.0 che chissà arriverà quando arriverà. Poi abbiamo BNB per ovvi motivi, che anche lui è ben messo, ne abbiamo parlato recentemente in quanto allora abbiamo un range definito, un mega range oserei dire, guardate, con range low 0.00183, zona di liquidità in domanda sotto il range low, range high questa area 0.00237/239, che si vede bene sul settimanale il motivo per cui li ho scelti, ok? Non li ho scelti a caso lì, ma è perché vedete il range low è definito abbastanza bene da questo pam, questa formazione puntiforme con assalti di liquidità più volte. Il range high invece contenuto tra, vedete, queste due aree, questi due livelli, li ho uniti insieme nel dubbio perché bene o male si trova lì il top, e abbiamo un range middle definito dal point of control, ovvero quest'area qua 0.002, ok, questo che oltre a essere point of control è anche un bel supporto resistenza che ha giocato più volte in maniera chiave. Il point of control barra range middle è stato superato a rialzo e adesso qua abbiamo una situazione un po' di lateralità, quindi vediamo come si risolve, perché se si risolve in storno potrebbe essere interessante accumulare qua sotto nella zona di range middle barra low. Quindi per dare qualche livello di prezzo un po' più chiaro abbiamo allora questo clusterino qui, che è carino secondo me, è il primo cluster accumulativo volendo, e a scendere abbiamo la zona qua di range middle, quindi quest'area qui. Lo stop loss accumulativo sta bene sotto i minimi, quindi se andiamo a bucare in basso il range low con conferme e quindi andiamo a invalidare tutta questa mega struttura di apparente bottom, e la posizione si configura ovviamente come trend follower nel caso poi di continuazione rialzista, rottura di range high eccetera eccetera. Si può fare un primo take profit per l'appunto al range high stesso. Il fatto della Binance Smart Chain potrebbe essere sicuramente un interessante punto di partenza di nuovo per un bull market di BNB che ultimamente si è sgonfiato direi a sufficienza. Guardate quanto ha perso, se tracciamo un Fibonacci per rendercene conto dal bottom al top di questo ciclo rialzista, vedete un bel 78.6 lo abbiamo perso, il che significa ritracciare in maniera abbastanza drastica, ok? Quindi questa è la situazione, e in tutto questo BNB è in uptrend perché vedete che ci sono lower high, volevo dire, uno dopo l'altro, quindi è una posizione comunque che non è neanche controdirezionale sul lungo periodo. Volevo anche parlarvi di, se non ricordo male, EOS. Sì, è vero, EOS. Allora andiamo a vedere un po' EOS, è la più speculativa di tutte come posizione, però guardate sul daily, adesso ci troviamo in una fase di range, siamo in lateralità, siamo, insomma, continuiamo a fare dei rimbalzini su questo range low di 0.00333,
Boing, 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 boing in continuazione, e poi qua abbiamo questa specie di cup and handle. Adesso io non sono un amante dei pattern, però il discorso è che abbiamo una zona di top locale che si trova qui, che è stata affrontata due volte, una, due, e adesso che dite, è il momento di romperla? Ma andiamo a vedere che succederà. Nel caso di rottura, ovviamente potrebbe essere interessante un entry finalizzato a cavalcare il momentum con un primo take profit volendo a 0004 e stop loss nel caso di perdita di questo low, oppure, cioè un lower low rispetto a qua, oppure di perdita del livello di breakout. Ovviamente il risk reward non è ottimale di un trade impostato così, pertanto ci sta di più se siete degli accumulatori seriali di EOS e siete dei mega fan di EOS e quindi potete permettervi di mettere lo stop loss sotto al range low, quindi con ampi margini e ovviamente puntare su una posizione di reversal possibile, ok? Quindi prendere la posizione più prematura che esista prima che si propaghi sotto ipotesi appunto di propagazione. Poi, male che vada, la si chiude prima con un profitto ovviamente minore, però può essere un'idea. Questo è quanto direi. Adesso vi faccio vedere il tool che vi avevo promesso. Guardate che bello che è. Si chiama Trdr, che sta per trader, credo, senza vocali, che va di moda ultimamente, e fa vedere tante cose in una. Anche in questo caso vi faccio una breve panoramica di questo tool e lo integriamo magari nelle analisi che abbiamo fatto finora. Se lo volete vedere approfondito, ditemelo nei commenti, che così ci dedico un video in futuro. È uno strumento gratuito innanzitutto, quindi non sto marchettando niente né niente del genere, non vi voglio far comprare niente, e vi fa vedere, guardate quante cose, soprattutto sull'order flow, che è una cosa che ci sta come integrazione delle analisi. Innanzitutto c'è un grafico con l'open interest con un bello storico, dell'open interest con un bello storico, riguardo a BitMEX ovviamente. Vedete qua dalla watchlist scegliete cosa volete vedere, Bitcoin dollaro o BitMEX, io ho selezionato in questo momento, e qua in alto abbiamo un grafico con le zone di maggior liquidità sull'order book. Vedete, sono un po' sottili, quindi aspettate, facciamo così. Sono un po' sottili, quindi magari non le vedete bene, ma sono anche sottili perché non ci sono grossissimi livelli. Vedete, se ci sono livelli più grossi, sono marcati in maniera più spessa. Ecco, quindi questo ci fa vedere un po' dove si concentra la liquidità sull'order book. È un po' simile a, come dire, a Trading Light, a Tensor Charts, insomma, conosciamo già ormai le piattaforme. L'open interest, molto bello perché possiamo vedere se cresce o decresce in corrispondenza di alcuni movimenti. So che state ancora aspettando il video sull'open interest, lo farò perché ci tengo ad approfondirlo insieme a voi. Poi abbiamo, in realtà tutti questi indicatori fanno parte di un elenco di indicatori creati dalla piattaforma e aggiungibili tramite indicators. Io ne ho scelti alcuni, ma ce n'è veramente una quantità industriale. Potrei stare qui fino a domani a descriverveli tutti. Qua sotto abbiamo min volume buy side, che significa il volume medio in acquisto o in vendita a seconda di quello che è stato preponderante sulla candela. Vi ricordo, si può scegliere il time frame. E dove vedete il pallino, non è un glitch o qualcosa del genere, un brufolo, ma è una divergenza. Vedete, ad esempio, qua c'è la candela verde, però i volumi prioritari sono stati in vendita. Questo è molto eloquente, perché ci dice che nonostante la candela abbia chiuso in verde, ecco, c'è stata distribuzione, vendita, ecco. E si può fare delle analisi in più perché andando a vedere la distribuzione dell'order book, la liquidità, quindi in bid ask, e la distribuzione dei volumi stessi, ci si fa un'idea più chiara. Poi riguardo all'order book, sempre abbiamo questo order book depth che ci fa vedere se c'è più liquidità in acquisto o in vendita, con una specie di nuvola di Ichimoku che se è verde indica che c'è più liquidità in acquisto, se è rossa in vendita, e lo spessore ci dice di quanto. Qua sotto abbiamo volume by side delta, ovvero la differenza tra i due sides del volume acquisto a vendita. Ok, giusto per descrivervelo in breve. Poi, se scendiamo, tac, abbiamo l'order book. L'order book semplice, cioè un banale order book che si può andare a zoomare più o meno.
con le percentuali, nel senso 1% significa che se arriviamo qui il prezzo si è mosso dell'1% ed è necessario un sell di 16 milioni e mezzo, dampa subito il prezzo dell'1% e lo stesso ovviamente per la domanda, per l'offerta, scusate. E qui abbiamo invece carino i cambiamenti dell'order book, quanto è stato aggiunto e tolto in un livello di prezzo sull'order book stesso. E quindi insomma ci fa capire se c'è un qualche livello di prezzo che si muove di più o di meno, e anche qua si può andare ad ampliare o diminuire il time frame. Ad esempio, questi 5 minuti sono stati aggiunti e tolti, questo equivalente qua, sui 7070. C'è stato un bel po' di movimento, insomma. Un po' meno salendo e un po' meno scendendo, ovviamente. C'è stato un po' di movimento a 6970. Insomma, ci fa capire dove si muovono di più gli ordini. Non è niente di predittivo esagerato, è soltanto qualche dato in più sulla liquidità. Prendiamolo per quello che è. La cosa bella è che alcuni, insomma, beh, a parte l'identificazione dei pool di liquidità, come ad esempio qua c'è un qualcosina 7070, sembra, poi si può andare ovviamente a zoomare anche su time frames infimi per vedere poi come, insomma, per fare un po' più di considerazioni legate magari allo scalping. Ad esempio qua c'è una tacchetta di offerta che è lì sopra e a quanto pare sta un po' ostacolando il prezzo dal crescere, eccetera eccetera. Però non voglio star qui a scalpare in diretta con voi. E ad esempio prima stavo scorrendo un po', visto su Ethereum Bitcoin c'è un gigawall a 0.0255. Ecco, che può essere interessante per chi segue la coppia Ethereum Bitcoin. Tra l'altro, fatemi vedere un attimo, 4 ore, secondo me è più o meno equivalente al precedente top. Cos'è che ha questo livello qui? No. Beh, è più o meno sì, guardate, è un livello di supporto-resistenza abbastanza importante. È curioso vederlo perché spesso ovviamente i livelli, cioè questi muri, se poi permangono, corrispondono a livelli chiave di prezzo e solitamente se vengono bucati innescano parecchia liquidità. È curioso da vedere, insomma, sono tutti dati che vale la pena esaminare. Guardate, tra l'altro, se andiamo a vedere l'order book lo vediamo immediatamente, sono 10 milioni in ask, quindi in offerta. Basta, questo volevo soltanto presentarvelo per capire se siete interessati o no, un'alternativa gratuita agli altri strumenti che abbiamo sempre visto. A me piace comunque farveli conoscere perché credo che possano, come dire, accrescere il vostro patrimonio di strumenti per analizzare il mercato e per prendere decisioni più o meno sensate. Vi consiglio di darci un'occhiata. Che dire, ragazzi, allora vi ricordo che questo è l'ultimo non live perché dalla prossima settimana abbiamo Twitch. Quindi mi raccomando, questo weekend finirò il canale, vi condividerò tutti i link necessari per seguirlo e nella prossima settimana mi dedicherò a formarvi, tra virgolette, per quel poco che ci vuole, quindi farò un breve tutorial e lo spammerò un po' in giro su come usare Twitch, ma è veramente una cosa di una banalità pazzesca. È uno YouTube dedicato ai live stream più bello, secondo me, di YouTube, vedrete. Lo proviamo, tanto è semplice, basta aprire il video e guardarlo e vedrete che ci sono tanti modi per interagire con chi fa la diretta, ovvero io, c'è una chat un po' più carina, insomma è molto bello. Inoltre è integrato con Discord, che dove ho già appunto un gruppo, quindi è bello, è un modo per avvicinarmi di più a voi, quindi mi piace questa idea. Voglio, il mio scopo poi è coltivarlo come canale, non solo buttarci lì live a caso finché YouTube non si sveglia, ma continuare a coltivarlo e aumentare il numero di dirette alla settimana nel tempo, quindi un modo per avere più occasioni per confrontarmi con voi. Ecco, questa è la cosa a cui tengo di più, ci avvicina e ci unisce di più come community. Se avete qualsiasi commento, qualsiasi cosa da dirmi su tutto, anche su Twitch, sull'idea di Twitch, fatelo nei commenti qua sotto e se no ci sentiamo, sicuramente questo weekend mi farò sentire sui miei canali social per darvi qualche news appunto sul canale Twitch. Che ne pensate dell'analisi? Voi siete bullish, bearish? Ditemi la vostra qua nei commenti, ne discutiamo, ne parliamo e basta. Buon weekend a tutti quanti e alla prossima!